Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, siamo un'altra volta sui laboratori del crogiolo per provare la nuova modalità rogo, che è la modalità più no sense che esista in qualunque gioco, perché veramente è qualcosa di assurdo. Essenzialmente in questa modalità tutti quanti abbiamo un cannone rovente e si gioca solo ed esclusivamente di cannoni roventi. Non abbiamo abilità, non ci sono le super, non c'è niente, ci sono solamente i cannoni roventi. Per questo ho messo il titano con i pacificatori e adesso andrete a vedere anche per quale motivo. Che poi non sono i pacificatori ma sono il leone ruggente, il leone rampante, insomma. Ok, siamo in standard e come vi ho detto abbiamo appunto tutti quanti un cannone rovente. Ora, per quale motivo ho messo però il leone rampante? Perché essenzialmente, diciamo che prendere con questo affare non è che sia proprio semplice. Per quale motivo? Perché, ok, questo l'ho fatto. Per quale motivo? Perché è essenzialmente un lanciarazzi con la velocità del proiettile lentissima. Quindi la modalità più facile, diciamo, per riuscire a uccidere è colpire per terra e non mentre si è in volo. Altrimenti penso che, non lo so, ci mettiamo qualche anno per prenderlo. Dato che appunto se prendiamo per terra comunque l'esplosione uccide lo stesso nemico, quindi è più conveniente fare in questo modo. Ora, io questa modalità l'ho giocata solo ed esclusivamente con il cacciatore. È incredibile, non riesce a prendermi sempre. Solo ed esclusivamente con il cacciatore, dicevo. E con il cacciatore è ingiocabile, ve lo dico subito, perché è una cosa un po' stupida. In effetti non è proprio una modalità, diciamo, intelligente. Questa è la modalità fondamentalmente per cazzeggiare tantissimo. Se lui è in volo e io sono per terra non ci si riesce. Dicevo, con il cacciatore è ingiocabile, perché il salto del cacciatore rispetto al salto del titano, dello stregone, è molto 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 più lento. Nel senso, ci lascia in aria per molto meno tempo, e questo ci svantaggia parecchio, perché come vi ho detto, se il nostro avversario è in aria e noi siamo per terra, è molto molto più difficile riuscire a ucciderlo. E per lui sarà ovviamente molto più facile ucciderci di conseguenza, in quanto noi siamo per terra e può puntare con l'esplosione per terra, appunto. Ok, preso. Diciamo che se siamo in aria è difficile che veniamo presi, perché bisognerebbe fare un colpo di pervade in una maniera allucinante, soprattutto per un salto di uno titano o di uno stregone. Niente, l'ho preso. E bisogna cercare di mantenerci più lontano possibile da muri, pavimenti e cose simili, perché appunto, come già detto, basta che sparano su un muro a cui stiamo vicino e l'esplosione comunque ci prende. Poi con i pacificatori è ancora meglio, perché rimaniamo in aria per più tempo, quindi. C'è tra l'altro una modalità che dura pochissimo, quindi penso che faremo almeno due partite, perché dura tipo 5 minuti una partita e boh, secondo me non ha molto senso sta cosa. Ovviamente non è da prendere come una modalità seria, una modalità in cui bisogna impegnarsi, una modalità in cui ci siano, diciamo, quali tattiche competitive, perché è una modalità cazzeggio totale. Cioè, nel senso, spero che lo capiate, perché alla fine questo è. Non so quanto possa essere utile metterla. Penso che se l'aggiungeranno, l'aggiungeranno sicuramente come modalità tipo rissa, in cui, diciamo, fuori dalla playlist normale e che andrà a scelta. Niente, mi prendono. E devo dire che non sono nemmeno tanto forte, ragazzi. Cioè, mi trovo parecchio in difficoltà, perché vedo gente che mi fa certi colpi allucinanti. Qui ormai questa l'abbiamo persa malamente. Questo Boerica ha recuperato in una maniera allucinante. Questa parte è finita, adesso ne facciamo subito un'altra perché dura veramente pochissimo. Comunque vedete che è una modalità totalmente no sense. Cioè il ratio, sti grandissimi cazzi, perché non c'è da ragionarci, è così a caso. Un'altra volta in standard, e penso che ragazzi ci sia solo standard in questa modalità, perché effettivamente adesso che ci penso, se mettessero una mappa un attimino più grande, non saprebbero come possano fare. Vabbè, mi hanno aperto in tre, però vabbè. Tanto sono primo. Questo qua comunque, quello che ho ucciso era un cacciatore. Vedete che il cacciatore non farà qualcosa di buono, perché veramente è difficilissimo giocare con il cacciatore. Aiuto. Niente, mi ha preso in volo. Oh, un'altra volta Boerica, raga, non è possibile. Ma quest'uomo è ovunque. Uccidetelo. Guarda, già si è recuperato questo. È incredibile, fa tutte kill di continuo. Come fa? È un mostro. Boerica, se ci segui io voglio conoscerti. Insegnami. Guarda, ma è un mostro, come fa? È incredibile.
Boh, Eric. Vabbè, come si fa a giocare contro sto tizio? Fa kill di continuo, è impossibile, su. E poi la palla è che questi cannoni roventi hanno l'area di impatto di un carciofo morto. Quindi se non prendiamo in pieno non fanno niente. No, potevo fare la tripla, mannaggia boia. Cioè, questo è già 19. Ma come fai? Ma come fai? È mostruoso quest'uomo. Cioè, da ieri sera non ha giocato ad altro. Ma ha vinto? Ma che cos'è? Cosa sei? Non ho mai visto nessuno vincere con il massimo dei punti. Vabbè ragazzi, sto tizio è un mostro, cioè 6,67 di grado, ma come fai? Come fai? Va bene ragazzi, quindi questa era la nuova modalità rogo, veramente una modalità assurda, divertente sì, ma che penso che non aggiungeranno, anche perché non ha molto senso, alla fine è fine a se stessa, perché appunto è divertente ma non è che serva chissà quale tattica, che serva chissà quale talento, anzi diciamo che serve solamente che è un talento completamente diverso dal crogiolo normale. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così dato lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che siate bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto la descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.